Stereo 5 TV presenta l'Almanacco del giorno. In studio Luigi Comentale. Fine mese, 31 ottobre, martedì del 2023, Santa Lucilla, San Quintino, auguri ai festeggiati di oggi e ben ritrovati come sempre con il nostro almanacco. La settimana è la numero 44, i giorni dall'inizio dell'anno 304, 61 alla fine. A Roma il sole è sorto alle 6.42 e tramonta alle 17.05 ora solare, a Milano alle 7.02 e tramonta alle 17.11 minuti, luna che tramonta alle 9.44 per levarsi alle 18.38. Proverbio di oggi, gallina vecchia fa buon brodo. Andiamo ad accadere nel 1922, Benito Mussolini forma il suo primo governo con popolari, liberali, un radicale con Armando Diaz e Town di Ravel. Nel 1936 vengono costituiti i Boy Scout delle Filippine. Nel 1997 viene istituita la Libera Università di Bolzano. Due anni dopo, nel 99, il volo Egyptair 990 in viaggio da New York al Cairo si schianta nella Massachusetts uccidendo i 217 a bordo. Nel 2002 un terremoto scuote il Molise, una potente scossa di magnitudo 5.4 della scala Richter alle 11.32 provoca il crollo della scuola elementare di San Giuliano di Puglia uccidendo 27 bambini e una maestra. Altre due donne residenti nello stesso paese restano uccise nelle macerie delle proprie abitazioni. Sono nati oggi Kimmy Rossi Stewart, attore e regista italiano, Bud Spencer, attore italiano scomparso, Amanda Sandrelli, attrice italiana, Angelino Alfano, politico italiano. Ci lasciano invece in questa giornata nel 1993 Federico Fellini, regista, nel 1926 Henry Houdini, mago e illusionista, nel 1984 Edoardo De Filippo, drammaturgo italiano, nel 2020 Sean Connery, attore. Frase aforisma, il potere politico nasce dalla canna del fucile, pensate, lo diceva Mao Zedong. Noi intanto ci fermiamo con il nostro almanacco, continuate a seguire l'intera programmazione di Stereo 5 TV. Per noi appuntamento a domani, grazie per averci guardati, ciao! L'almanacco torna domani.